Dopo l'ottimo convegno e il premio dedicato a Spaventa, il Comune di Bomba si caratterizza per un nuovo evento di statura internazionale a livello culturale, un convegno dedicato a Crisanto del Cioppo, un musicista che si è diviso tra Italia e Argentina e che nel suo passato ha avuto per protagonista anche il Comune di Bomba. Come mai questa iniziativa, Sindaco Di Santo? L'iniziativa che stiamo portando avanti in queste due giornate, prima c'è stato il concerto dedicato a Crisanto del Cioppo, inserito in un contesto internazionale di musica di piano, dove c'è stata un'ottima organizzazione del maestro Giuliano Mazzoccante, ed oggi un momento di riflessione su chi è stato Crisanto del Cioppo, qual è stata la funzione della musica attraverso i suoi musicisti e quindi anche attraverso lui tra l'Italia e l'Argentina. In tutto quanto questo, il Comune di Bomba, con la collaborazione fattiva dell'Associazione Museo Etnografico AMUSET, porta avanti un importante e ambizioso progetto, quello di diffondere cultura da un paese piccolo come lo è Bomba. Lo si fa con tanto sforzo, con tanti sacrifici, cercando di dare continuità a questa tipologia di iniziativa per poter promuovere sempre questo territorio attraverso le sue eccellenze. Oggi, come giustamente lei ricordava, lo strumento è la musica e i suoi musicisti, e quindi ricordiamo Crisanto del Cioppo. Ci sarà poi nel pomeriggio, a seguito di questo momento di riflessione e di dibattito, l'intitolazione di una piazza a Crisanto del Cioppo, con l'intenzione che a divenire possa essere quello un luogo dove attraverso la musica ricordare lui e le sue opere. Ecco, questo è il modo con il quale l'amministrazione comunale e l'operosità delle associazioni che vi sono su Bomba intende esportare cultura, turismo, in contrapposizione, diciamo, ad altre iniziative che poi sono più di carattere economico. Questo è uno degli eventi che caratterizzano l'estate bombese, forse quello a livello culturale più importante. Questo è l'evento dell'agosto bombese culturale, il più importante, di carattere internazionale. Basti pensare che oggi in questo tema dibattito convegno vi è la presenza dell'ambasciatore dell'Argentina, Sua Eccellenza Torquato Titella, che darà, penso, un importante contributo sulla riflessione dell'immigrazione degli italiani in Argentina. Un fenomeno d'attualità, oggi tutti sappiamo il fenomeno dei migranti, è un fenomeno, così come è successo sempre, che bisogna gestirlo e non subirlo, perché con solidarietà e responsabilità possiamo veramente sostenere quelle popolazioni in difficoltà. Sua Eccellenza, dottor Torquato Titella, l'ambasciatore argentino in Italia, oggi a testimoniare questo importante musicista italiano che ha avuto anche un trascorso musicale in Argentina. Di che cosa parlerà oggi, Sua Eccellenza? Beh, parlerò sull'immigrazione italiana in Argentina. L'Argentina ha il campionato mondiale delle immigrazioni. Per molti decadi, del 1880 fino al 1930, noi avevamo 30% di tutta la nostra popolazione erano stranieri, erano immigrati stranieri. Negli Stati Uniti il massimo è stato 15%. E poi nel Canada anche 15%. In Australia e Nuova Zelanda è stato più, ma è una cosa, era l'immigrazione di un paese verso lo stesso paese, una specie di germoglio fuori tra gli oceani. Erano tutti inglesi, tutti britannici. Il caso argentino e anche degli Stati Uniti era gente diversa. Tanto gli Stati Uniti come qui venivano molti italiani, era la maggioranza. Adesso la maggioranza della popolazione argentina è di origine italiana. E poi questi si sono caratterizzati in molte attività. Per esempio, politicamente, adesso i principali candidati per la presidenza nelle elezioni del prossimo ottobre e novembre sono italiani, di origine italiana. Uno si chiama Scioli, altro Massa, altro vice Zannini, poi Macri, tutti, poi un altro precandidato era Randazzo. E poi dei musicisti di tango
che è una cosa tradizionale argentina, la stragrande maggioranza erano italiani. Discepolo il principale, Discepolo e poi tanti altri. Il professor Giuseppe Caniglia, responsabile del Museo Etnografico, anche noto storiografo, ricercatore, anche diciamo ricercatore di usi e costumi popolari, ma anche di personaggi storici che hanno avuto a che fare con Bomba, oltre che massimo esperto dei Fratelli Spaventa, si è riscoperto anche ricercatore per quanto riguarda Crisanto del Cioppo. Ci vuole un po' raccontare chi era Crisanto del Cioppo? Sì, Crisanto del Cioppo era uno degli illustri bombesi che noi stiamo riscoprendo piano piano. È stato un musicista che è nato a Busso, in provincia di Campobasso, ma è vissuto praticamente a Bomba perché si è sposato qui, è venuto quando aveva 18 anni e ha organizzato la prima banda musicale di Bomba. Poi, dopo aver diretto diverse bande musicali, è andato in Argentina, dove è stato altri 30 anni, ecco quindi il connubio Italia-Argentina, e dopo essere stato lì per una trentina d'anni è ritornato di nuovo in Italia, si è stabilito a Firenze, dove è morto nel 1915, quindi noi festeggiamo, diciamo, ricordiamo questo musicista nel centenario e lo abbiamo scoperto. I musicisti hanno scoperto di Crisanto del Cioppo che è stato uno scrittore prolifico di musica, hanno riscoperto una musica particolare, dolce, piacevole, che difficilmente si ritrova in altri musicisti. Ecco quindi il valore di questo musicista che noi riscopriamo a Bomba soltanto attraverso una parte della sua produzione, che è immensa e che richiede ancora molto tempo perché è un po' diffusa non soltanto in Italia ma anche in Argentina. Ecco, abbiamo un lavoro grosso da fare ancora. Oggi nel corso di questa giornata verranno anche eseguite alcune musiche che sono sconosciute ai più, anche se non del tutto inedite. Per la prima volta, e questo è emozionante, verranno suonate cinque musiche per pianoforte dai ragazzi che partecipano al secondo Festival Internazionale di Musica organizzato da Giuliano Mazzoccante. E noi siamo orgogliosi di questo e anche emozionati, perché sentire suonare delle musiche di un bombese, possiamo dire, anche se è nato a Busso, un bombese, perché qui si è sposato, ha avuto due figli, che anche loro degli intellettuali, di cui dirò poi qualche cosa, produce in noi questo fatto una emozione particolare. Thank you.
Thank you.
Pietti concluderà con la mazurka patetica del ciò. Thank you.